Pace e bene a tutti, bentrovati. Bene, oggi siamo arrivati non soltanto al giorno della processione di Sant'Antonio, ma anche alla conclusione del cammino che abbiamo vissuto in questa tredicina. E quindi proviamo ad intrecciare la conclusione del film La Carità con tre episodi della vita di Sant'Antonio, lasciandoci così parlare al nostro cuore. Ecco, San Paolo conclude l'inno alla carità con la terza strofa, che sottolinea una cosa bellissima, cioè che la carità non avrà mai fine. I carismi cesseranno, ma non la carità. Fede, speranza e carità sono l'essenziale, ma ciò che resta sarà la carità. Ecco, cos'è che ha mosso il cuore di Sant'Antonio a vivere la vita che ha vissuto, a consumarsi in 36 anni? È stata proprio questa carità, quest'amore di Dio che ha acceso e alimentato il suo cuore. Noi infatti abbiamo ascoltato in questi giorni le caratteristiche di quest'amore, che tutto sopporta, tutto spera, tutto crede, quest'amore che non è mai invidioso, che cerca sempre il bene possibile, che non si arrende mai. Abbiamo visto i tratti del cuore di Dio, abbiamo visto i lineamenti del volto di Cristo. Ed è proprio quest'amore con cui Dio ama ciascuno di noi che ha mosso la vita di Antonio. Vedete, è facile dire agli altri a volte che Dio ci ama, ma credere profondamente che Dio mi ama e attingere a quest'amore in Cristo è ciò che cambia la nostra vita. Papa Francesco diceva così: l'amore non può mai avere fine, perché? Perché Dio è eterno. È Lui che non smette mai di proteggere, di vegliare, di credere al bene, che non finisce mai di attendere il ritorno di un figlio, che sa proteggere oltre il limite, credere oltre il limite, sperare oltre il limite, attendere e sopportare oltre il limite, perché non c'è limite all'atto di amare. Ecco, penso che la posizione giusta dalla quale guardare la croce sia proprio questa, quella frase che San Paolo diceva: Cristo mi ha amato e ha dato se stesso per me. E non è solo un ricordo, è una certezza che abita il nostro cuore e a cui attingiamo qui, nei sacramenti. Amo sempre ricordare una piccola storia, un aneddoto semplice, ecco, di un bambino che, guardando un bastone appeso a casa sua, chiedeva a suo papà: ma questo bastone che cos'è? E il papà un giorno gli raccontò: sai, questo era del mio nonno. Quando ero piccolino andai al lago con lui, era inverno. Lui mi raccomandò di non sporgermi, ma io, appena ho potuto, ho messo un piede nell'acqua, ma il ghiaccio si è rotto subito, sono sprofondato giù. Lui ha cercato di trarmi fuori con il suo bastone, ha fatto un grande sforzo, ma purtroppo gli è venuto un infarto e a causa di questo infarto è morto. Quel bastone mi ricorda l'amore di mio nonno. Ecco, la croce ci parla dell'amore di Dio per ciascuno di noi. E questo amore ha mosso la vita di Antonio, che a soli 16 anni ha corrisposto alla chiamata di Gesù ed è entrato negli Agostiniani, giovanissimo. Era di una famiglia nobile, aveva una carriera enorme davanti. Lui corrisponde alla chiamata di Gesù con l'opposizione dei familiari, tant'è che si farà trasferire in un'altra città perché lo andavano sempre a trovare e insistevano che uscisse dal convento. Ma quest'amore chiedeva sempre un di più e all'età di 25 anni vede passare i primi francescani, i primi discepoli di Francesco, poverelli, che vanno verso il Marocco e li vedrà ritornare in delle tombe. Sono morti per annunciare Gesù. E quest'amore, questa radicalità gli accende il cuore, sente un di più, un amore più grande che lo chiamava, lascia gli agostiniani ed entra nei francescani. Sente il desiderio del martirio, di dare la vita per testimoniare l'amore grande che sentiva per Gesù, e parte anche lui verso l'Africa, ma prima la malaria, e poi sulla via del ritorno un naufragio ne ostacolano il sogno, finirà sulle rive della Sicilia, un po' come tanti immigrati di oggi. Sapete cos'è bello notare? Che Antonio aveva un sogno, ma incontra una sofferenza, incontra qualcosa che lo spiazza, non erano i suoi piani. Cos'è che non lo scoraggia? Questa certezza che Dio portava avanti una storia d'amore con lui. Questo è importante. Tante volte anche noi incontriamo degli imprevisti nella vita, possono essere delle malattie,
Può essere un desiderio che ti si spezza, una porta che non si apre. Tu pensavi andasse in quel modo, ma la vita ti sta dicendo di no. Noi cosa siamo tentati spesso di fare? Di scoraggiarci, di dire non è andata, ma io volevo tanto. Antonio crede che Dio ha un sogno d'amore più grande e sta portando avanti questo sogno, anche se la sua vita passa da un'altra traiettoria. Ecco la fiducia in un amore più grande che lo aiuta ad attraversare anche un tratto molto doloroso della sua vita, ha rischiato la morte. Antonio risalirà l'Italia, andrà ad incontrare Francesco e da lì proseguirà la sua missione che lo porterà in Francia e poi a Padova. E sappiamo quello che farà, prendendosi cura degli ultimi, dei poveri, annunciando il Vangelo e liberando una città intera dall'usura. Antonio impara a prendersi cura e si prende cura dei poveri che incontra. Veniamo a noi. Anche noi abbiamo a che fare con tanti poveri. Il primo di questi poveri siamo ciascuno di noi. Tutti noi abbiamo a che fare con le nostre povertà, ma non solo, con le povertà di chi abbiamo accanto. Ci sono i poveri che incontriamo all'esterno, fuori, dei quali il Signore ci chiede di prenderci cura, di imparare a riconoscere il suo volto in loro. Ma ci sono anche le povertà delle persone che abbiamo accanto, le fragilità del marito, le difficoltà della moglie, i limiti di un confratello, di una consorella, le fatiche che viviamo al lavoro. Sono tante le povertà con cui ogni giorno abbiamo a che fare. E noi ci rendiamo conto di una cosa, e mi avvio verso la conclusione, che da soli non ce la facciamo. Quante volte nel mondo sentiamo dire non c'è più amore, non ci amiamo più, non ce la faccio più. È vero se pensiamo che l'amore sia soltanto sentimento o forza di volontà, perché ti rendi conto che da solo non ce la fai. Ma se la carità non avrà mai fine, questa parola ti ricorda una cosa, che l'amore non può finire, e l'amore non finisce perché è Dio stesso questa fonte d'amore. Allora io posso continuare ad amare, a donarmi, a prendere cura di quelle persone accanto alle quali Dio mi mette, se ho il cuore connesso a questa fonte, se sono una persona che attinge al suo amore, se sono una persona davvero che prega, che cerca il Signore e che, di conseguenza, si esercita nel dono di sé. Un bravo biblista morto pochi anni fa, un padre gesuita, padre Vanni, aveva come uno slogan. Lui diceva sempre, un po' di più, Signore, aiutami ad amare un pochino di più, aiutami a credere un pochino di più. Ecco, l'amore è questa forza meravigliosa che non si accontenta, che ti spinge a donarti un pochino di più, giorno dopo giorno. Aiutami a sopportare un pochino di più, aiutami a dedicare un pochino più di tempo a chi ho accanto, aiutami a fermarmi un pochino di più con quella persona che incontrerò per la strada, perché questo amore meraviglioso, eterno, fluisca attraverso la nostra vita e tocchi la vita delle persone che abbiamo accanto. Concludo. Noi tante volte passiamo la nostra vita chiedendoci chi sono, che devo fare, e siamo sempre inquieti. Sapete un cristiano cosa dovrebbe imparare a chiedersi, ci diceva Papa Francesco? Ma io, per chi sono? Per chi è la mia vita? Un cristiano è colui che, mettendosi davanti al Signore, non si lascia mai, potremmo dire, lasciare in pace. Si lascia sempre inquietare davanti a qualcuno che ha dato la vita per te. Signore, tu mi hai amato così, e io come posso amarti un po' di più? Come posso donarmi un po' di più? Perché se alla fine ciò che resta sarà la carità, vuol dire che ciò che porteremo con noi sarà l'amore che avremo donato. E mi piace concludere con una piccola storia, un aneddoto, che penso renda bene l'idea. Si racconta che una donna negli Stati Uniti un giorno accolse in casa un bambino che chiedeva un po' di soldi. Era un bambino di colore, questa donna lo accolse, gli diede un bicchiere di latte, rimase con lui, gli parlò. Nacque un'amicizia con questo bambino, del quale conobbe la vita, la famiglia. Ad un certo punto questo bambino prese la sua strada e non lo vide più. Dopo tanti anni, questa donna continua la sua vita e si ammala. Finisce in ospedale, in fin di vita,
e i medici la davano un po' per spacciata. Quella notte era di turno un medico che, al sentire la provenienza di questa donna, si sentì attratto e incuriosito e si prese cura con tanto amore di lei. Per grazia di Dio questa donna sopravvisse. Ora di andare a pagare però la parcella, negli Stati Uniti è salata, diceva: ma come faccio? Io non sono una persona ricca. Era già preoccupata. Aprì la parcella e lesse: tutto pagato per un bicchiere di latte firmato dottor Howard Kelly. Quel medico era proprio quel bambino del quale lei si era presa cura tanti anni fa. Ora, cari fratelli e sorelle, se già l'amore è seminato in questa vita, a volte ci permette di vedere frutti così belli. Se l'amore non avrà mai fine e ciò che un giorno troveremo non sarà nient'altro che la carità, se Gesù ha detto che anche per un solo bicchiere d'acqua fresca dato nel suo nome non perderemo la nostra ricompensa, quanto ritroveremo in cielo dell'amore che avremo saputo donare? Allora che l'intercessione di Sant'Antonio ci sprovi a fare sempre più della nostra vita un dono.